Allora ci siamo, cominciamo la conferenza stampa, prego. Ciao Simone. Ciao. Senti, si può dire che Bologna dell'otto di quello che si è detto dopo la Juventus, le famose quattro, un po' più abbordabile, è l'insidia più grande in questo momento? Sicuramente, insomma, nel nostro campionato partite semplici non ce ne sono, sono tutte partite che vanno interpretate e vinte. Domenica alla fine può essere sembrata una partita non semplice, ma siamo stati bravi noi a non farla diventare complicata la partita col Cagliari, sono stati bravi i ragazzi, hanno interpretato un'ottima gara, abbiamo vinto una partita per noi molto importante. Adesso questa è alle spalle, domani andiamo a Bologna, sappiamo che troviamo una squadra ferita che ha perso una partita domenica a Bergamo, ma è una squadra che veniva da 3 vittorie e un pareggio, di cui 2 partite disputate con Napoli e con l'Inter sul proprio campo, facendo due ottime squadre. Insomma, l'allenatore Donadoni lo conosciamo tutti, un ottimo allenatore che farà di tutto per far sì che domani per noi sia una partita molto complicata. Sabato, prima della partita con il Cagliari, venendo qui ci avevi detto devo parlare un attimo con i ragazzi, devo vedere perché alcuni stanno giocando tanto, con un paio parlerò, poi invece hai messo in campo come sempre la formazione migliore. Si rigioca dopo 3 giorni, stai facendo una valutazione anche su quelli che hai oppure, visto il momento, la situazione, stringono i denti e squadra che vince non si cambia? No, sai, sarebbe bello magari farla dopo l'ultimo allenamento, la conferenza, 3-4 ore dalla partita ti potrei aiutare di più. Adesso stamattina abbiamo fatto un allenamento buono, ma c'era ancora un po' di stanchezza dalla partita di domenica. Adesso domani avremo un altro allenamento a Bologna, poi vedrò di valutare tutte le situazioni, abbiamo un paio di situazioni da valutare con calma. Stamattina Radu non si è allenato perché nella notte ha avuto qualche linea di febbre, qualche altro giocatore era affaticato. Domani mattina faremo una leggera sgambatura e poi decideremo. Per quanto riguarda invece i convocati, rientra Lukaku, che ha fatto 2 buoni allenamenti, quindi è disponibile per la gara di domani, mentre Felipe Anderson, Wallace, Basta, a cui si aggiunge anche Maurizio perché ha avuto una leggera elongazione contrattura nell'allenamento di ieri. Salve mister, le chiedo se il salto di qualità si fa a Bologna. È vero che avete battuto la Juve 2 volte, il Milan, però questo può essere un segnale fondamentale per il campionato della Lazio. Domani partita delicata, difficile, giochiamo contro una squadra di qualità che ha ottimi giocatori, quindi siamo preparati a quello che andremo ad incontrare. Rispetto all'anno scorso il Bologna ha molte più certezze, ho visto tutte le ultime partite loro, è una squadra in salute che sta bene, poi è normale che anche loro, insomma, hanno accumulato meno di noi, ma hanno accumulato qualche partita sulle gambe pure loro. Buongiorno mister. Oggi la società si è mossa pubblicamente per quello che è successo domenica. Volevo solo un suo punto di vista sulla situazione e se questo può anche andare a incidere sulla squadra, visto che c'è stata una grande attenzione mediatica. Ma no, io penso che la Lazio come società e pure gli stessi tifosi nella storia hanno dimostrato di mettere in atto sempre iniziative contro il razzismo, quindi anche questa volta penso che la società si sia mossa. Poi per quanto riguarda l'episodio di domenica, penso che sia riconducibile a pochissime mele marce, però è giusto che venga fermamente condannato. Salve mister, Immobile in un momento magico, primo in Europa davanti anche a Messi, c'è qualcosa in cui può ancora migliorare? Da ex attaccante anche. Ma tocca a lui, ma come ho detto in precedenti conferenze, per come lo si vede lavorare con la voglia che ha, sicuramente potrà migliorare. Non dimentichiamoci che è un giocatore del 90, quindi è un giocatore molto giovane che
ancora margini di miglioramento, ma dipenderà da lui, ma non ho nessun dubbio perché è sempre uno dei primi ad allenarsi, arrivare al campo, quindi secondo me ci potrà dare ancora tanto. Ciao Simone, volevo chiederti qualcos'altro su Bologna. È una squadra di cui si parla poco, però sta facendo molto bene, soprattutto in casa. Volevo un tuo giudizio sulla squadra e soprattutto anche su Donadoni, che è anche lui un allenatore di cui si parla poco, che però invece sta ottenendo grandi risultati. Ma insomma, Donadoni non lo scopriamo certo oggi, è stato allenatore della nazionale, insomma è un allenatore importante che fa giocare molto bene le proprie squadre e quindi sicuramente domani sera ci creerà tantissime difficoltà. Poi hanno giocatori importanti, molto bravi, con qualità tecniche importanti. Sappiamo che possono cambiare il modulo. Questa mattina abbiamo lavorato contro un Bologna 3-5-2 perché sappiamo che li abbiamo visti nella partita col Sassuolo, nella parte finale dell'Atalanta. Possono adottare al posto del 4-3-3, possono giocare 3-5-2 e stamattina abbiamo lavorato sul Bologna con lo schieramento 3-5-2. Ciao Simone, senti, l'altra settimana battendo la Juventus hai raggiunto la squadra di Allegri, questa settimana hai guadagnato altri 2 punti su Inter e Napoli. Volevo sapere cosa ti aspetti nel prossimo futuro dalla tua squadra, considerando anche questa settimana che potrebbe essere determinante appunto per quel famoso salto di qualità. Ma io ripeto sempre ai ragazzi e a voi che noi adesso dopo 9 partite non si può assolutamente guardare la classifica, ma bisogna guardare e cercare di preparare bene l'avversario che si va ad affrontare. Le difficoltà sono che purtroppo il tempo non è tanto, il tempo non ti permette di lavorare probabilmente come lo vorresti fare, però questi ragazzi fino ad ora hanno dimostrato di saper preparare e lavorare mentalmente un avversario in pochi giorni. E poi ti volevo chiedere su Nani, l'uomo del mercato, se è pronto, se può essere l'uomo in più in questi giorni frenetici e compressi per via del si gioca troppo, si gioca ma tanto. Sì, ma io penso che abbia dimostrato e lo sta dimostrando in tutti gli allenamenti, Nani, di stare bene, di essere un giocatore che si è integrato molto bene in questa realtà. È normale che lo stesso Nani, come tutti gli altri, ha dei giocatori importanti nella Lazio che stanno facendo molto bene, ma io sono contentissimo di lui, sono contentissimo di Caicedo, aspetto a braccia aperte il rientro di Felipe Anderson, dello stesso Palombi, perché per un allenatore la cosa più difficile è scegliere, e io vorrei fare questo perché fino ad ora non ho avuto la possibilità di scegliere, a volte le mie scelte sono state obbligate. Adesso spero di recuperare tutti quanti, da Wallace a Dusan Basta, che non dimentichiamo che per noi fino all'infortunio con Napoli è stato un giocatore importantissimo, lo stesso Felipe Anderson, Palombi, tutti quanti vorrò recuperarli per far sì che debba scegliere. Ciao mister, è una domanda doppia. Parolo, che è un tipo misurato, lo è sempre, ha detto: scudetto, rifatemi la domanda a marzo, poi se saremo lì magari vi risponderò. Volevo un tuo commento su questo. E poi, se non è frustrante e dispiace tanto che una Lazio così bella da record, che sta facendo sognare, debba poi essere trattata per altri argomenti che non hanno nulla a che vedere con il calcio, se temi che ci possano essere dei contraccolpi anche psicologici sulla squadra nel futuro. Ma no, contraccolpi per quello che è successo assolutamente no, insomma ho già risposto che la Lazio ha dimostrato ampiamente nella propria storia, i propri tifosi pure, di essere contro qualsiasi istigazione a razzismo, e quindi quello che è successo domenica è riconducibile a pochissime mele marce. Poi per quanto riguarda le parole di parola, insomma penso che abbia detto le cose giuste. Io insomma, spingermi fino a febbraio e marzo, adesso con tutte le partite che dobbiamo incontrare per me è difficile, adesso la mia testa è al Bologna e poi di volta in volta vedremo dove saremo. Bene, grazie. Grazie. Ringraziamo il mister che ci lascia e ancora
paio di minuti per aggiungere all'evento ovviamente di questa mattina a cui avete partecipato e hanno partecipato tanti colleghi, l'iniziativa proprio di domani l'avete un po' già letta forse dalle agenzie. La parola al portavoce della Lazio, Arturo Diaconale. Ma un secondo solo, perché io credo che si debba fare sempre una netta distinzione tra le vicende che colpiscono all'esterno la società e quelle che invece riguardano la squadra. La squadra deve vivere con serenità un momento importante e deve essere anche preservata da queste vicende. In ogni caso, la comunicazione voi l'avete già avuta, ma domani la decisione del presidente è di far scendere in campo a Bologna la Lazio con una maglietta con l'immagine di Anna Frank, a testimonianza dell'impegno che la società mette nel combattere ogni forma di razzismo e di antisemitismo. Tutto qui. Bene, sarà una maglia con cui scenderà in campo per l'allenamento, chiaramente. Beh, una certo, maglia sopra, sì. Non è la maglia di riscaldamento, sì, non è la maglia. No, da non gioco. Durante la gara, ovviamente. Non durante la gara. Bene, grazie a tutti.